Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con i webinar del gruppo editoriale La Scuola 6. Oggi pomeriggio parliamo di Invalsi in compagnia di Paolo Baravanti. Ben ritrovato Paolo. Grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Buon pomeriggio a te e ai colleghi che vedo che stanno entrando numerosi. Noi intanto, come sempre, ci prendiamo qualche minuto, prima di tutto per presentare il nostro relatore. Paolo Baravanti è esperto sui temi della valutazione. Dopo essere stato insegnante di scuola primaria e docente universitario a contratto in sociologia dell'educazione, è attualmente ricercatore Invalsi. Io vi invito fin da subito a lasciare tutte le vostre domande, le vostre perplessità o i vostri commenti nel solito box domande. Noi, come sempre, alla fine ci ritaglieremo qualche minuto per leggervi e per cercare di rispondere a più persone possibile. Vi ricordo che potete utilizzare la stessa chat, il box domande, anche per segnalare eventuali difficoltà di tipo tecnico, quindi se non vedete o non sentite, sono a vostra disposizione per l'intera durata dell'intervento del professor Baravanti. Detto questo, vi ricordo anche che entro 48 ore riceverete sia la mail con il vostro attestato di partecipazione che la mail con le slide che vedrete adesso e la registrazione dell'intero appuntamento. Paolo, io ti ringrazio, resto in ascolto e ci vediamo più tardi. Buon lavoro. Grazie. Allora, mi si sente? Ti chiedo semplicemente se mi si sente bene. Lei conferma di questo, per favore? Confermo, sentiamo e vediamo meglio. Perfetto, ti ringrazio. Allora, eccoci, è un piacere essere qui e insieme, come è stato un po' detto, cercheremo di fare una chiacchierata su quello che è un evento imminente nello scadenziario, nelle attività della scuola, ormai di prassi, nella scuola italiana. Quindi l'oggetto un po' di questo nostro incontro sarà fornire alcune informazioni su alcuni temi, tra cui per esempio chiedersi quando e perché sono state introdotte le prove Invalsi, per quale ragione, e entrando poi un attimo nello specifico su quali sono i contenuti e la loro funzione didattica, cercando di fornire anche qualche esempio e capire anche che in realtà le prove Invalsi non nascono necessariamente e in primo luogo, in prima battuta, con una funzione didattica, lo possono diventare, lo sono in realtà a tutti gli effetti, e vedendo cercheremo di capire un po' il come e il perché e cosa fa Invalsi affinché queste prove possano avere anche un risvolto di learning. Qualche informazione sulla somministrazione e la correzione e tabulazione di queste prove e poi un aggancio anche a tutta quella casistica importante che riguarda i nostri studenti con bisogni educativi speciali. E poi, come è stato anticipato poco fa, ci sarà lo spazio sui dubbi, i vostri interventi. Come era stato detto, io poi vi fornirò sia queste slide che anche eventualmente qualche altro materiale di approfondimento se ce ne fosse il bisogno. Allora direi che possiamo partire senza indugio. In realtà, quando si pensa alle prove Invalsi, sì, giustamente si sa che sono una realtà che nella scuola è entrata con gli inizi del nuovo millennio. Tuttavia, la volontà di utilizzare un simile tipo di prova non è qualcosa di così recente, ma ha radici antiche e in alcuni casi anche molto antiche. Infatti, inizialmente fu un rivoluzionario, un letterato ed un educatore francese di circa 2 secoli fa ad avere una prima intuizione, ovvero quella di dire in fondo che per poter realmente comparare alcuni sistemi educativi di nazioni diverse c'era la necessità di avere dei questionari standardizzati e questo suo pensiero, a cui lui credeva molto, era stato anche messo nero su bianco in 5 articoli in questo, ai tempi, giornale che si chiamava Journal de l'Éducation. Ovviamente poi l'Europa è stata impegnata in ben altro e in un periodo di relativa pace è riemersa questa idea, tanto che nel 1958, quindi siamo oltre 60 anni fa,
l'UNESCO ha ripreso in mano questa intuizione e ha iniziato a darsi da fare, a volersi impegnare affinché ci fosse la possibilità di valutazione dei sistemi scolastici di diversi paesi attraverso un unico strumento di valutazione. E così negli anni successivi si è iniziato a costruire questo strumento di valutazione attraverso un primo progetto pilota, che appunto questo progetto pilota ha fatto nascere questa associazione internazionale chiamata IEA, International Association, quindi Associazione Internazionale per la Valutazione del successo formativo, Educational Achievement, del successo formativo, che è un'associazione che esiste ancora e che ha prodotto dal 1960 molte indagini, più di 20 indagini, tra cui le più conosciute ancora esistenti, ma qualcuno di voi le ha sentite, sono le indagini PIRLS e le indagini TIMSS, che monitorano alcune competenze a livello sovranazionale, come la competenza di lettura di un testo scritto, della matematica e delle scienze. Nel corso di queste indagini internazionali sono stati coinvolti bambini, studenti dai 4 ai 15 anni, dirigenti scolastici, che un tempo si chiamavano ancora presidi, insegnanti, studenti delle scuole magistrali, quelle che un tempo si chiamavano magistrali, che avrebbero quindi preparato alla professione di insegnante, e hanno toccato le varie indagini più aspetti: la matematica, le scienze, la lettura, l'educazione civica, l'uso delle tecnologie già ai tempi, la produzione scritta, la qualità dell'esperienza scolastica, l'inglese, la geografia, insomma, hanno toccato davvero tanti aspetti. Dopodiché, questi progetti hanno preso maggiormente piede e anche l'OCSE stesso ha iniziato a svolgere altri progetti alla luce anche di tutto quanto era già stato svolto negli anni precedenti. E così l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione dello Sviluppo Economico, molto interessante questo aspetto che anche l'OCSE si voglia occupare di educazione, secondo un po' l'idea che maggiore educazione, maggiore istruzione per un paese, maggiore progresso, ha poi prodotto le famosissime prove PISA, Program for International Student Assessment, quindi queste prove che similmente vanno a monitorare le competenze di comprensione del testo di matematica e di scienze di oltre 70 paesi nel mondo, studenti quindicenni. E con una rilevazione triennale a partire dal 2000, che a breve però diventerà quadriennale. E in questo contesto si inseriscono poi anche le prove invalsi che fanno capolino con i primi progetti pilota proprio all'inizio del nuovo millennio. Perché dove si inseriscono queste prove? Si inseriscono dentro anche una normativa tutta italiana che vede all'inizio del 2000 anche la nascita e l'istituzione del Servizio Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo, voluto con quella che è stata nominata la riforma Moratti. E da questo punto in poi il percorso della valutazione si sdoppia. E da un lato abbiamo la valutazione formativa e dall'altro lato viene affiancata questa, sempre presente, alla valutazione di sistema. La valutazione formativa è quella affidata agli insegnanti, di carattere periodico, annuale, che ha proprio come oggetto non solo gli apprendimenti, ma anche il comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze acquisite attraverso modi e modalità che vengono definite dalla scuola secondo la loro autonomia in ottemperanza alla legge. Accanto a queste si affianca, ed è importante ricordarlo, che non è che sostituisce, ma si affianca la valutazione di sistema, invece, che secondo questa normativa è affidata all'INVALSI e ha come obiettivo quello di verificare, di effettuare delle verifiche, dei monitoraggi periodici e sistematici su alcune dimensioni, su alcune conoscenze, su alcune abilità e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative.
Quindi si fa luce su uno stesso fenomeno, almeno alcune parti di questo fenomeno, con due punti di vista diversi, ma complementari. Il contesto porta quindi al bisogno di avere dati comparabili sugli apprendimenti a scuola. Dati sia nazionali, come abbiamo visto, in balzi, che internazionali, attraverso per esempio altre indagini standardizzate, affinché i decisori politici, ma non solo, i ricercatori, ma non solo, anche gli attori della comunità educativa avessero elementi sulla dimensione degli apprendimenti, ma questi elementi potessero parlare tra di loro. Perché non basta la valutazione formativa, non basta, per quanto sia estremamente importante, perché la valutazione formativa sempre più, oltretutto, diventa estremamente soggettiva, che non vuol dire arbitraria, ma vuol dire che è calata in un contesto e quindi non permette un reale confronto con altri mondi scolastici, perché si utilizzano strumenti, modi, modalità, tempistiche, contenuti differenti. Pertanto non possiamo utilizzare i voti dei docenti per confrontare una situazione a modo di sistema, in modo macro, in modo meso, ma c'è bisogno di parlare la stessa lingua, di avere una stessa unità di misura. E questo è il motivo per cui sono nate queste rilevazioni, portando avanti anche un approccio basato sull'evidenza, ovvero possiamo davvero chiederci se, per esempio, il numero di studenti per classe incida, se più ore a scuola vogliono dire necessariamente maggiori apprendimenti, se certi tipi di programmi, di progetti, se i fondi PON o tante altre questioni hanno successo o no. Non possiamo, come dire, basare il nostro ragionamento esclusivamente sull'idea di valore. Per capire se davvero hanno efficacia, dobbiamo utilizzare un approccio basato sull'evidenza, quindi attraverso l'uso dei dati. Un uso dei dati che certamente tiene una parte più centralizzata del sistema, ma accanto a un'autonomia scolastica. E quella che poi fa declinare le scelte all'interno di ogni contesto. Quindi le prove INVALSI, a differenza, per esempio, come dicevo prima, delle prove OCSE PISA, rispondono a un grandissimo bisogno e sono rivolte a tantissimi stakeholder. Se, per esempio, le prove OCSE PISA si rivolgono unicamente ai decisori politici e, in un certo senso, vorrei aggiungere anche ai ricercatori, invece le prove INVALSI coinvolgono e interessano non solo l'opinione pubblica. Sappiamo che a luglio, quando esce un dato, anche in merito agli apprendimenti, c'è anche una voce, una risonanza mediatica, ma servirebbero ai decisori politici, gli stessi, a torto o a ragione, alcuni fondi del PNRR sono stati proprio anche dati alla luce di alcuni dati raccolti dalle prove INVALSI agli amministratori di sistema e anche agli attori della scuola, dirigenti scolastici, insegnanti, famiglie, studenti stessi. Quindi a cosa servono, abbiamo detto, le prove INVALSI? Da un lato abbiamo detto una ragione di accountability, quindi fornire ai policymaker dati generali sulle competenze raggiunte dagli studenti in tre grandi aree, in situazioni concrete. Capiremo dopo meglio perché solo queste tre. Ma dall'altro lato c'è anche una ragione di learning, di miglioramento, di apprendimento. Perché? Ed è il motivo per cui non sono solo campione, ma sono a censimento. Fornire a tutte le scuole dati elaborati per agire sul piano didattico per il miglioramento. Non a caso, per costruire il rapporto di autovalutazione, il piano di miglioramento, sarebbe utile utilizzare anche i dati delle prove INVALSI, che se fossero solo a campione, come altre rilevazioni, potrebbero dirci ben poco della mia scuola. Il motivo per cui hanno questa dimensione di learning è dato dal fatto che accanto al fascicolo che viene utilizzato dagli studenti nella fase di somministrazione, a corredo esiste anche una griglia e una guida di lettura di cui a breve parleremo. Questi elementi ci portano a credere con convinzione che la prova INVALSI possa avere anche una valenza formativa e di miglioramento dell'insegnamento. A cosa non servono quindi le prove INVALSI? Non servono, come l'abbiamo visto prima, a sostituire le valutazioni degli insegnanti che tengono conto di molteplici aspetti,
situazione iniziale, non accertano solo certi tipi di competenze, valutano, monitorano aspetti cognitivi, ma anche non cognitivi, le competenze trasversali, tengono conto di un contesto classe. Tutto questo sfugge alla prova in Valsi, ma deve sfuggire alla prova in Valsi, da un lato perché non sarebbe possibile, possibile far luce su questi aspetti attraverso una prova standardizzata, ma dall'altro lato perché non è questo l'obiettivo della prova in Valsi. La prova in Valsi non serve a fare semplicistiche comparazioni migliore e peggiore, nemmeno tra classi dello stesso istituto, ma nemmeno nella mia classe tra inizio e fine anno, perché intercorrono tutta una serie di variabili durante il percorso scolastico e anche perché le classi sono molto diverse tra di loro. Che poi questo succeda, come dire, non ci sta, è sotto gli occhi di tutti. Ma questo non ci porta a buttare via l'acqua sporca insieme al bambino. Cerchiamo sempre più, anche attraverso la formazione, di far venire meno questo aspetto e tenere il valore autentico delle prove in Valsi. Non serve a fare classifiche, soprattutto per premiare e per punire. E questo si deve dire molto apertamente, perché in Italia si dice che le prove standardizzate non sono high stakes, come per esempio è avvenuto per molto tempo nel Regno Unito con il governo Thatcher, dove si punivano le scuole peggiori, o come è avvenuto nel programma del governo Obama negli Stati Uniti, con il programma No Children Left Behind, dove si andavano a premiare le scuole migliori, che entrambi però in realtà premiano chi va già bene, puniscono chi va già male. Questo non funziona in Italia. Semmai ci sono stati casi in cui si è stati dati più fondi alle scuole che facevano più fatica, quindi proprio il processo opposto. A cosa non servono le prove in Valsi? Allora, certamente, come dicevo prima, o meglio, dobbiamo uscire da questa logica per traghettarci verso un iato tra valutazione di docente e valutazione di sistema, come dicevo prima, in una logica di et-et, non di out-out. Perché serve questa complementarità? Come dire, è uno slogan benevolo, uno slogan semplicistico, anche un po' demagogico, ma assolutamente no. Perché? Perché da un lato le valutazioni dei docenti sono calate nel contesto classe, primo plus. Secondo, valutano molteplici aspetti. Invece il beneficio delle prove in Valsi è che hanno criteri e modalità uguali e permettono di fare anche macro progetti di sistema e di fare ricerche su vasta scala. Tuttavia, entrambe questi tipi di valutazioni hanno dei difetti. A volte le prove dei docenti sono estremamente soggettive e spesso sono autoreferenziali. Ricordo che la docimologia, che nasce poco più di un secolo fa, nasce proprio per cercare di studiare gli errori, i vizi docimologici, come veniva detto, come viene detto dai docenti, che venivano messi in atto anche da un certo punto di vista in modo inconsapevole, ma che poi generavano delle grandissime disuguaglianze, delle grandissime arbitrarietà tra uno studente e l'altro. Le prove in Valsi, tuttavia, considera le classi uguali, quindi è un vantaggio, ma da un certo punto di vista è anche uno svantaggio. E ovviamente ci si concentra solo su alcuni temi e alcune discipline, come la normativa prevede. Quindi non è una scelta di Valsi monitorare alcuni aspetti. Da un lato, è lo strumento che non ci permette di monitorarne alcuni che potrebbero essere parimenti importanti, per esempio la capacità creativa di uno studente, che non può essere monitorata con una prova strutturata. Dall'altro lato, perché per esempio l'inglese è stato inserito in un secondo momento, o scienze i primi anni c'era e poi non c'è più, sono scelte ministeriali che a volte poi si traducono in leggi, per cui quella dopo è la parte normativa e prescrittiva per tutti. Nel tempo poi, e anche nel prosieguo di questa mia chiacchierata, parlerò più che di classi, parlerò di gradi. E il grado, un po' nel sistema più anglosassone, corrispondono al grado 2, quindi alla prova di grado 2, seconda primaria, alla prova di grado 5, quinta primaria, e poi per curiosità sappiamo che esiste la prova in Valsi al grado 8, terza secondaria di primo grado, grado 10, grado 13, rispettivamente seconda e quinta secondaria di secondo grado. Nel tempo, come vi dicevo, dall'anno del progetto pilota, le prove in Valsi hanno avuto uno storico e si sono molto modificate nel tempo. Vedete come abbiano coinvolto inizialmente alcuni gradi, per poi non coinvolgerli più.
Noi, per esempio, la prova di grado 2 è stata introdotta in un secondo momento, la prova di grado 5 aveva avuto una prima fase, poi è stata reintrodotta e è entrata a sistema nel 2008-2009. E ormai, complessivamente, alla primaria abbiamo questa struttura da 2008-2009, ovviamente con il 2019-2020, l'anno in cui non è stata svolta alcuna prova in base, proprio a seguito della condizione emergenziale della situazione pandemica da Covid-19. L'altra evoluzione dipende anche dall'oggetto, dal contenuto delle prove. Infatti, inizialmente, proprio un po' sulla scia delle sorelle maggiori delle prove in valse, ovvero le prove OCSE PISA, ci stava anche Scienze, che poi è scomparsa, ci si è concentrati su italiano matematica. Inglese è stato introdotto nel 2017-18 e permane anche la prova di grado 2, la prova di lettura, che comunque dal 18-19 viene relegata unicamente nelle classi campione. L'altro elemento di cambiamento nel tempo è stato quello dello strumento che viene utilizzato, ovvero dall'inizio fino al 16-17 per tutti i gradi coinvolti. La prova era pencil and paper, pen and paper, quindi carta e penna, si utilizzava la cartacea, e ha fatto capolino nella secondaria di primo e di secondo grado, dal 17 e 18 la prova computerizzata. E non è unicamente una questione di strumento, ma il fatto che sia computerizzato sia cartacea porta con sé una serie di conseguenze, positive o negative. Quindi non è unicamente un cambio di strumento, ma è proprio una rivoluzione anche nella prova in sé. Il campione delle prove invalsi, noi sappiamo che per il motivo per cui, che vi dicevo prima, le prove invalsi sono un'indagine censuaria, cioè riguarda tutti gli studenti di quel grado, addirittura come la normativa prevede dal 2017 per il grado 8 e il grado 13 è una prova obbligatoria per accedere all'esame di Stato, non serve una soglia di sbarramento. Bisogna unicamente svolgerla, si è sempre andati in deroga dal 2017, ma quest'anno in realtà è venuta meno questa deroga, quindi è obbligatoria. Alla scuola primaria non è così, è una prova censuale, ovviamente, pseudo-censuale, cioè aperta a tutti quelli che quel giorno sono presenti. Ma ci sono anche delle classi campione. Ci sono le classi campione perché il rapporto nazionale si basa sui dati delle classi campione, in cui la regolarità, la corretta liturgia della somministrazione viene garantita da un osservatore esterno. Come sono individuate le classi campione? Non sono le classi che vanno meglio, non sono le classi che vanno peggio, ma secondo un processo statistico che ne permette la rappresentatività. Quindi, attraverso un campione a due stadi, vengono estratte prima dentro ogni regione, dentro ogni macroaggregato, dentro ogni tipo di scuola per la secondaria di secondo grado, vengono estratte alcune scuole e dentro ogni scuola vengono estratte una o due classi. Ecco perché è un campionamento a due stadi. E questo ne permette la rappresentatività. Che cosa significa? Che quel campione, con un lieve margine di errore, mi parla dell'intera popolazione. Chi decide il contenuto delle prove invalsi, come lo anticipavo prima, non è l'invalsi, non è un comitato di esperti, ma le prove invalsi verificano quello che la normativa prevede. E questo porta a dire che, come dicevo prima, non misurano tutto, non potrebbero nemmeno praticamente farlo, ma misurano l'apprendimento in alcune dimensioni, in alcune competenze ritenute fondamentali per il Ministero. Questo è poi quello che diventa l'oggetto delle prove invalsi. Come si costruiscono le prove invalsi? Partendo da quali documenti? Certamente le indicazioni nazionali per il curriculum e le linee guida sono quei documenti che generano il quadro di riferimento, che è un documento che nasce dalla costola di queste indicazioni nazionali ed è quel documento che è la base degli autori, che definisce le competenze, ciò che viene valutato, con quali strumenti valutarlo, con quali regole, con quali condizioni, diventa la base per gli autori degli item invalsi, ma è, a mio avviso, anche molto utile per gli insegnanti perché ci dà un elemento più ampio di conoscenza sul fenomeno. Le prove invalsi sono costruite secondo un preciso processo, che, come anticipavo poco fa, parte con un seminario di formazione rivolto al team autori,
Chi pensa agli altri delle prove base? I docenti. I docenti stessi che partecipano a un bando sono selezionati, fanno una scuola, una summer school, effettivamente così, negli ultimi anni si è tenuta nella bellissima Dobbiaco, e fanno un seminario di formazione, poi vanno a casa e iniziano a costruire una serie di item, alla luce del quadro di riferimento e di tutto il percorso formativo fatto. Tutti questi item vengono valutati dal gruppo di ricercatori che cerca di individuare quali sono quelli che rispettano certi criteri e si inizia a costruire alcuni pseudo-fascicoli. Quindi, per esempio, per il grado 2 si costruiscono una serie di fascicoli che non sono ancora quelli ufficiali, sono alcuni primi fascicoli. Questi fascicoli diventano il pretest, cioè una sorta di prova. Quindi vengono somministrati a un gruppo di studenti che hanno l'età giusta, quindi per esempio quest'anno al grado 2 gli studenti faranno la prova in valsi di grado 2, la loro, ma qualcuno svolge anche questo pretest che, grazie al quale si sceglieranno i veri item che l'anno prossimo saranno oggetto della prova di grado 2, più o meno in questo periodo, perché non potrebbe essere somministrato il pretest molti mesi prima o molti mesi dopo, perché deve, come dire, il target deve avere indicativamente le stesse caratteristiche degli studenti che saranno i reali ricettori della prova. Una volta fatti questo pretest, vengono analizzate le risposte attraverso una serie di analisi psicometriche e statistiche, eliminando gli item troppo difficili, eliminando gli item ambigui, eliminando gli item molto semplici, rimescolando anche gli item secondo alcuni criteri di facilità e di discriminatività. Vengono scremati questi quesiti, vengono convalidate poi le prove, per cui si va a formare realmente il fascicolo che poi sarà somministrato a breve. Quindi il fascicolo che sta arrivando per posta attraverso dei pacchi negli istituti scolastici è come dire, quel fascicolo inizia il suo lavoro circa 12-18 mesi prima di poi di essere sfornato e messo sui banchi dei vostri studenti. Le prove cartacee hanno un processo che è quello che vi ho spiegato, ben diverso da quello delle prove computerizzate. E anche questo, come dicevo prima, porta delle conseguenze positive o negative. Per esempio, certamente poiché la prova è uguale per tutti gli studenti, uguale, c'è una somministrazione molto rigida nelle date e nelle modalità stabilite per non perderne la validità e l'attendibilità. E c'è anche un processo un pochino più difficile di tabulazione delle risposte, anche con possibili errori di tabulazione. Questo invece è venuto meno con la prova computerizzata e permane il cheating, ovvero questo rischio di suggerimenti tra studenti o tra docente e studenti, che è ancora molto alto con le prove cartacee, si è quasi completamente annullato con le prove computerizzate. Ma esiste un grande vantaggio, e lo dico. Che è un vantaggio che si perde con le prove computerizzate, per cui gli item non sono uguali per tutti gli studenti e poiché vengono utilizzati anche nel tempo, non vengono rilasciati gli item e aggiungo, i docenti della secondaria di primo e secondo grado non hanno ancora rielaborato questo lotto, ovvero il fatto che vengono restituiti gli esiti di tutti gli item a tutti i livelli e questo è un grande vantaggio. Qualche parola sulle prove che ci accingiamo a vivere. Allora, la prova Invalsi di grado 2 viene somministrata in queste date. Come dicevo, la prova di lettura successiva temporalmente nella stessa giornata alla prova di italiano solo per le classi campione, con 2 minuti per la prova di lettura, 45 minuti per la prova di italiano, parimenti per la prova di matematica, con la possibilità di un quarto d'ora aggiuntivo per gli studenti che ne hanno diritto, ma ci torneremo a breve. La prova di grado 5 si aggiunge in prova di inglese, che sarà invece il 3 maggio. La prova di italiano e matematica dura 75 minuti, con il canonico quarto d'ora in più per gli studenti che ne hanno diritto, a cui si aggiungono anche 10 minuti per compilare il questionario studente, che è quello strumento molto importante che, agganciato al questionario scuola ed alcune informazioni di contesto in possesso della scuola, permette di costruire l'indice di status socio-economico e culturale, che è quello poi che permette di capire quali sono le classi simili alle nostre e anche lo status socio-economico, quindi l'indice di background, per capire anche se la mia classe ha un background basso, medio-basso, alto o medio-alto.
Dopo abbiamo mezz'ora per la prova di reading con un quarto d'ora aggiuntivo, due ascolti per la prova di listening, indicativamente 20-25 minuti, e un terzo ascolto per gli studenti che ne hanno diritto. Alla prova chi sono presenti? Certamente il docente responsabile alla somministrazione, che è nominato dal dirigente scolastico, se possibile, preferibilmente tra i docenti non della classe e non della disciplina oggetto di prova, dovrebbero attenersi a un protocollo di somministrazione. Per le sole classi campione abbiamo anche l'osservatore esterno. La correzione è, da un punto di vista di prova cartacea, si scarica la griglia di correzione il giorno stesso della prova, a cura della segreteria o del referente Invalsi. Per gli item a risposta chiusa è una mera tabulazione, mentre invece gli item a risposta aperta vanno corretti alla luce della griglia e poi tabulati. Per le classi campione, la correzione, la tabulazione e le vie dei dati è nei giorni molto, se, molto decisi, molto rigidi e già prestabiliti da Invalsi. Invece, per le classi non campione ci sono tempi più distesi e ci sono anche qui date e giornate diverse a seconda della regione, secondo le indicazioni che poi verranno fornite ai vostri dirigenti. Dopodiché, come dicevo, appunto, le date per l'upload o la tabulazione della maschera sono comunicate da Invalsi. Qualche parola in merito al contenuto delle prove Invalsi. Come dicevo prima, no, in realtà questo non lo dicevo affatto, le prove Invalsi non sono dei test di memoria, non sono prove che valutano delle conoscenze a un punto di vista mnemonico, invece chiedono agli studenti di ragionare su quanto sanno, su quanto conoscono, per applicarlo anche in altri contesti, in situazioni simili ma non così simili, a volte addirittura in contesti molto più simili a quello che potrebbe capitare nella loro vita adulta. Tre sono le prove, la prova di italiano. La prova di italiano in teoria si dovrebbe chiamare prova di comprensione della lingua scritta con elementi di riflessione linguistica. Un titolo, a parte la difficoltà tutte le volte che dovremmo chiamare questo tipo di prova, ma è un titolo che avrebbe fatto venire la sindrome di Stendhal anche a Lina Wertmüller. Tuttavia, al di là di questo, perché è stato un po' un rischio. Però è stata una scelta con delle ovviamente ragioni fondate, chiamarlo meramente prova di italiano. Il rischio è che così si pensi che la prova di italiano, quindi le competenze, gli elementi oggetto della prova in base in italiano, dipenda solo quanto sia bravo l'insegnante di italiano. Ma col cavolo, ma tutt'altro. In realtà le ricadute di una buona padronanza della comprensione della lingua scritta ha ricadute su tutte le discipline, ma concorrono a questa dimensione tutti gli insegnanti. Tutti gli insegnanti. Io quando insegnavo alla scuola primaria fino a giugno dell'anno scorso, insegnavo scienze, ma particolarmente inglese. Volete dirmi che io come insegnante di scienze non avevo benefici sul fatto che un mio alunno comprendesse un testo scritto? Oppure che io stesso non potevo concorrere ad ampliare il lessico e le capacità comunicative degli studenti. Io non ci credo proprio e io ne andavo fiero di contribuire in prima persona a questa dimensione. Qual è il contenuto della prova di italiano? Abbiamo detto comprensione della lettura, dove al grado 2 abbiamo anche quello che ho già detto, abbiamo una comprensione della lettura e una riflessione sulla lingua che si chiamano meramente esercizi linguistici, che diventano quasi più grammatica invece al grado 5. Quali sono le dimensioni oggetto? Allora, solitamente i quesiti della prova di italiano riguardano tre macro aspetti: o localizzare e individuare informazioni nel testo, o ricostruire un significato del testo a livello locale o globale, oppure riflettere sul contenuto, sulla forma del testo a livello locale e globale. Quindi ogni item risponde a uno di questi tre macro aspetti. Inoltre, le domande di esercizi linguistici e di riflessioni sulla lingua al grado 5 tocca anche uno di questi aspetti grammaticali: l'ortografia, la morfologia, la formazione delle parole,
la sintassi, la testualità, il lessico e la semantica, attraverso una serie diversa di testi. Per esempio, potrebbe capitare un tipo di testo come questo, con alcune domande aperte per localizzare le informazioni, oppure anche sotto forma di scelta multipla, o ancora dove viene chiesto di riordinare, per esempio, dei fatti, ordini in cui i fatti si sono svolti. Avete visto il macro aspetto è ricostruire il significato di un testo. Oppure ancora scegliere tra, non lo so, questa frase autorizza, cioè ti porta a pensare che avesse avuto paura di essere punito o non autorizza, quindi anche qui ricostruire il significato del testo in un'altra modalità. Oppure questo racconto può far pensare ad alcune cose sui libri. Che cosa porta a pensare? Quindi riflettere più sul contenuto, sulla forma del testo. Oppure esercizi linguistici. Abbiamo detto, per esempio, al grado 2 potrebbe essere quello di individuare un intruso con un esempio, oppure, sempre fornito un esempio, vedere se le due parole abbinate abbiano un significato uguale o contrario. Un altro esercizio linguistico capitato negli anni precedenti per la prova INVALSI era, per esempio, c'erano delle famiglie, dei gruppi di parole, bisognava individuare qual era una sorta di etichetta da attribuire a quell'insieme. Oppure al contrario, dato un primo elemento dentro il gruppo, smistare gli altri nei gruppi. Oppure ancora, in ognuno dei tre gruppi di frasi, indica la frase che non va bene. Maria studia la storia, Maria telefona, Maria gioca, Maria è simpatico. Al grado 5, invece, la parte di riflessioni sulla lingua, abbiamo gli esercizi di lessico e semantica. Bellissimo. Qual è la parola che dovresti cercare sul dizionario? Bellissimo, bello. Parliamo, parlare e così via. Ciascuna parola nella prima colonna della tabella indica il suo sinonimo, quindi lessico e semantica, oppure formazione delle parole. Quale dei seguenti nomi non è un composto? Che cosa hanno in comune questi quattro nomi? Zuccheriera, giornalista, fogliame, gelateria. Morfologia. Se sostituisci nel testo ieri notte con domani notte, bla bla bla, indica quali verbi devi cambiare. Sintassi, in quale delle seguenti frasi la divisione in gruppi sintattici è corretta? Ortografia, ci vuole o non ci vuole l'apostrofo? Siamo in quinta, eh? Questi errori li vedo anche all'università. Testualità. I verbi al tempo presente. Leggi le frasi, indica se il verbo sottolineato si riferisce a un evento che accade nel presente, nel passato o nel futuro. E questo è il primo aspetto. Poi non mi sono entrato nell'ottica ben specifica degli altri, comunque li troverete come esempi nelle slide che fornirò. Matematica. La prova di matematica è verifica le conoscenze più importanti e la capacità di risolvere problemi e di argomentare in quattro macroambiti: la probabilità, la statistica, dati e previsioni, l'aritmetica o algebra, numeri, la geometria, spazio e figure, relazioni e funzioni, relazioni e funzioni. Anche questa, col cavolo, che riguarda solo la disciplina di matematica, l'aspetto logico, l'aspetto di probabilistica, l'aspetto di leggere dati, grafici, linea del tempo, storia, geografia, musica, scienze, inglese quando si lavora su alcuni aspetti della logica. Educazione motoria e chi più ne ha più ne metta. Quali sono i contenuti della prova di matematica? Abbiamo le prove di matematica, misura quattro ambiti: numeri, dati e previsioni, spazi e figure, relazioni e funzioni. Per tutti i gradi coinvolti, l'unico grado che non ha relazioni e funzioni è il grado 2, perché relazioni e funzioni riguarda molto anche delle operazioni che si fanno con la divisione, con la moltiplicazione, che è una tematica che si inizia a affrontare al grado 2, che poi viene ampliata nei gradi successivi. E sono contestualmente qua tre le dimensioni, oltre agli ambiti, monitorate: conoscere, risolvere problemi e argomentare. Il che significa che ogni item della prova di matematica, come dire, fa parte di uno dei quattro ambiti e contestualmente a una delle tre dimensioni. Quindi un item potrebbe essere di numeri, conoscere. Facciamo un esempio, per esempio, numeri e risolvere problemi. Laura, anche qui abbiamo delle scelte multiple. Laura, 9 bastoncini di diversa lunghezza. Taglia a metà il bastoncino più lungo. Quanti bastoncini ora ha Laura?
Viene detta compro un giocattolo, paga con questi soldi, quanto costa il giocattolo, quindi numeri abbinati a risolvere i problemi. Numeri, però in questo caso abbinati semplicemente al conoscere il cartellino del prezzo della bicicletta, quanti sono i quadratini bianchi. Numeri legati all'argomentare, grado 5. Se moltiplichi per 2 un numero naturale e dal risultato sottrai 1, ottieni sempre un numero pari, sì o no? E dovete dire il perché, ecco perché si tratta di un argomentare. Oppure si devono argomentare, però non libero, ma scegliendo tra 4 opzioni. Spazio e figure, argomentare, c'è un percorso, bisogna dire se poi si va a destra o a sinistra. Spazio e figure, risolvere i problemi. Quante piastrelle deve ancora mettere per rivestire tutto il pavimento? Conoscere, spazio e figure. Segna con una crocetta i poligoni che hanno area uguale a quella del poligono grigio. Area uguale, non forma uguale. E qui è interessante vedere quanti studenti hanno capito la differenza tra area e forma. Dati e previsioni, quindi inserire i nomi di questi personaggi dentro una tabella a doppia entrata. Conoscere dati e previsioni, leggere un grafico. Relazioni e funzioni, conoscere quindi delle proporzioni sulla scala, oppure se un profumo 10 mi fanno arrivare a 1 litro, quanti cartoni di latte da mezzo litro mi servono, quante confezioni di panna da cucina di questa grandezza mi servono, e così via. Ultima dimensione monitorata è quella di inglese. Certamente e probabilmente quella più legata ad alcuni aspetti di conoscenza, io però soprattutto ai gradi più alti di scuola, mi viene da dire, soprattutto in ottica di CLIL, ma anche di approccio ad alcuni testi autentici, è certamente una prova che coinvolge molto il docente di inglese, ma a piccole passi anche altri docenti possono far convogliare il proprio interesse. Che cosa valuto, che cosa monitora la prova d'inglese? Monitora complessivamente 2 competenze, quelle ricettive delle 4. Abbiamo, come sapete, sono 4 le dimensioni reading, listening, speaking e writing. 2 sono attive, produttive, 2 sono ricettive. Sono proprio queste 2, quella orale, quindi la comprensione orale, listening, e la comprensione scritta, il reading. La produzione orale, lo speaking, la produzione scritta e il writing ovviamente non possono essere incluse in una prova standardizzata e quindi non sono oggetto di prova. Quali sono i livelli che monitorano? Al grado 5 si monitora il livello A1, che è il livello obiettivo secondo le indicazioni nazionali, e l'A1 alla luce del quadro comune europeo delle lingue, e quindi lo studente può essere di livello 1 o di livello pre-A1. L'obiettivo al grado 8, quindi al termine della scuola del primo ciclo, è la 2, e quindi lo studente o è di livello 2 o pre-A1, A1, poi per curiosità, la prova del grado 13, che è una prova comune a tutti gli indirizzi di studio, abbiamo 3 livelli monitorati, il pre-B1, il B1 e il B2, che è il livello obiettivo per i tecnici, per i licei, e il B1 più quello per i professionali, che comunque il B2 è considerato il livello dell'autonomia. Quali sono le competenze messe in atto nella prova d'inglese? Sono sostanzialmente 2 le richieste, o a volte un quick selective, quindi cogliere alcune dimensioni del brano testuale o di ascolto, oppure a volte invece serve un'informazione più attenta, careful, quindi più attenta, perché non serve solo una parola, ma cercare di comprendere meglio un testo. E quindi si devono mettere in atto o azioni di skimming, quindi cogliere l'idea principale, oppure di scanning, cogliere informazioni specifiche e dettagli importanti, oppure inferring, dedurre il significato di una parola da un contesto. E quindi anche qui ci sono vari esercizi. A volte bisogna leggere una frase e completare con alcune parole, come in questo caso, oppure ci sono delle immagini, come dire, e leggere una parola e abbinare, fare un esercizio quindi di matching. Notate che sempre la prova in balzi è introdotta da un esempio che aiuta lo studente a capire come rispondere e le consegne sono molto uguali tra di loro. Oppure un testo, in questo caso un blog, con delle multiple choice,
Ancora abbinamenti, leggere un testo non continuo e capire, per esempio, this ticket was for a day in June, capire qual è quello qui da inserire. Oppure, anche qui c'è un testo, in questo caso inserire delle parole nel testo. Oppure esercizi di listening, in questo caso immagini o parole, fare una crocetta secondo un testo che si ascolta e così via. Ci accingiamo quasi a chiudere, volevo però dire ancora alcune cose. Allora, la prima è una degli elementi che spesso emerge è che le prove in base sono a volte più facili e a volte sono più difficili. Alcuni item a volte risultano davvero quasi impossibili. In realtà devono essere così pensate le prove in balzi e contenere anche degli item molto difficili a volte. Da un lato perché se per esempio sono una sorta quelli che vengono definiti anche degli item campanello d'allarme, perché se spesso ci sono alti tassi di risposte corrette in una classe ad item molto difficili, si potrebbe ipotizzare di alcuni suggerimenti da parte del docente, quindi un problema di cheating. Ma dall'altro lato è importante che ci siano item molto difficili perché in questo modo si permette, visto che non è una prova formativa, no scusate, non è una prova sommativa, cioè che dà un voto, ma una prova formativa, permette di capire fino a dove si possono arrivare gli apprendimenti degli studenti. Mi spiego. Se io ho un tavolo molto lungo, ma il mio strumento di misura è un righello di 20 centimetri, io di quel tavolo non so realmente dire quanto è lungo. Posso semplicemente dire che questo tavolo è lungo più di 20 centimetri e posso provare a abbracciare una misura, ma non saprò certamente, come dire, scandagliare tutto il continuum degli apprendimenti. Se una prova fosse troppo facile, e io ho il 95% di studenti che la supera tutto al 100%. In realtà, io non sto capendo molto del sistema perché mi porta solo a dire tutti sono arrivati lì, ma non mi sanno dire fino a dove sono arrivati, cosa manca per aiutarli a fare il passo in più, che è il motivo per cui ha senso avere una prova di questo tipo. Inoltre, soprattutto alla primaria, l'idea del facile e difficile viene meno perché in fondo la prova è uguale per tutti. E quindi, se un quesito è davvero difficile, lo è difficile per tutti, e se è andato male di più per i miei studenti, allora anziché dire era difficile, devo provare a chiedergli perché i miei studenti sono caduti di più o di meno. Non in un'ottica di autofustigazione, ma di ottica appunto di miglioramento. E proprio vado su questo tema, il penultimo tema che voglio affrontare con voi. Come capisco tutto questo? Lo capisco da questo dato, che è un'informazione che voi potete liberamente trovare dentro la pagina dell'istituzione dati con le credenziali fornite dal dirigente scolastico o dal referente per la valutazione. Voi per ogni classe avete una tabella in cui avete item per item la percentuale di studenti che ha risposto ad ogni opzione. Ovviamente, se è vero o falso, avrete la percentuale di studenti che ha risposto a vero o a falso, oppure in questo caso di scelte multiple ABCD, e in grigio avrete la risposta esatta. E questo è molto interessante perché vi porta a capire su quali item gli studenti sono caduti di più. Facciamo un esempio: di 7, nessuno studente ha risposto correttamente. Il 93% di studenti ha risposto alla domanda di 7 al distrattore B. Sarà utile andare a vedere qual è stato quel distrattore che ha invogliato tutti questi studenti. Domanda di 20 a 100%. Bene, molto bene. E così via. Questo è molto interessante. Quindi due aspetti. Uno, vedere a quali item gli studenti hanno risposto di meno o di più. Seconda, attenzione, vedere a quale distrattore, ovvero a quale risposta sbagliata, gli studenti hanno risposto maggiormente, perché probabilmente vuol dire che hanno attivato un processo cognitivo che li ha portati a sbagliare. Parimenti a questa tabella, vi devo spiegare questa, non spaventatevi, è un elettrocardiogramma, sembra, che cosa significa? Allora, questa è un po' una restituzione simile a questa. Mi spiego. Allora, che cosa vedo qui? Allora, io qui vedo, allora, 0,
Prendiamola così. Allora, innanzitutto, come la leggo? Allora, abbiamo 0, che è la media nazionale, classe per classe abbiamo questa prova, di una classe che non esiste, questo codice non esiste, è una scuola inventata. Poi abbiamo ogni punto che corrisponde a un item della prova, e in questo caso abbiamo tre ambiti. Abbiamo come dire, il colore grigio, che corrisponde alla prova di testo narrativo, abbiamo il colore blu, che corrisponde alla prova di testo espositivo, abbiamo il colore verde, che corrisponde alla parte di riflessione sulla lingua. Tutti i pallini che sono sopra la linea rossa significa che in quella classe questo item è andato a livello di risposte percentuali meglio rispetto alla media nazionale. Sotto lo 0 è andato peggio. Facciamo un esempio. Prendiamo questo B1. Questo B1 è indicativamente a 12,5. Che cosa significa? Significa che la mia classe ha risposto mediamente 12,5 punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale. Che cosa significa? Che se la media nazionale di risposte corrette al B1 è 30%, che viene posto a 0, io devo scendere di 12,5 punti percentuali. Quindi la media di risposte corrette per la mia classe sarà 17,5. Questo allora mi porta meno a dire erano facili o erano difficili, perché qui io vedo quali item la mia classe ha fatto più fatica rispetto alla media nazionale, ma anche a quali item la mia classe ha fatto meno fatica rispetto alla media nazionale. E quindi dire, cavoli, andiamo a vedere l'item A7, andiamo a vedere l'item B1, andiamo a vedere l'item B4. Qui semplicemente vi spiego come l'ho letta, così dopo l'avrete anche bene nelle slide. E quindi posso, per esempio, invento, non è questo il caso, andare a vedere, ok, prendiamo il fascicolo, andiamo a vedere l'item B8, qual era? Era questo. Mi dice l'ambito prevalente, lo scopo della domanda, addirittura mi dà l'aggancio alle indicazioni nazionali, cioè quale parte delle indicazioni nazionali è agganciata a questo item. Mi dà la dimensione, quindi relazioni e funzioni, risolve dei problemi, mi dice ovviamente qual è la risposta corretta e addirittura mi dice a livello nazionale qual è il risultato medio del campione. Così io posso anche vedere se per esempio ha sbagliato 20 punti in meno, vuol dire che nella mia classe la corretta l'hanno fatta al 23% degli alunni rispetto a una media nazionale del 43%. E quindi qui cercare di capire perché in questa prova ha indotto gli studenti a sbagliare oppure no. Ultimo aspetto che devo vedere con voi è quello delle prove INVALSI e gli studenti con bisogni educativi speciali. Eccomi qua. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che quali sono i documenti che fanno fede per trattare questo tema. Non è il buon senso degli docenti, non è l'attenzione a volte troppo buonista dei docenti, ma sono il decreto legislativo 62 del 2017, l'ultimo che è stato emanato sulla valutazione, quello che parla anche delle prove di inglese, delle prove CVT, delle prove di grado 13, è tutto un tema sui studenti con bisogni educativi speciali, la nota MIUR, ma anche la nota INVALSI sullo svolgimento delle prove INVALSI per gli allievi con BES. Di che cosa si parla? Allora, si dice in questo testo che hanno diritto a strumenti dispensativi e o compensativi unicamente i seguenti studenti. E quando dico unicamente, non dice Barabanti, ma lo dice una nota ministeriale concordata con INVALSI. Quindi, in fondo, non seguire queste regole non è proprio corretto, moralmente, eticamente e ontologicamente corretto. Quindi, cosa dice la procedura? Dice che hanno diritto a strumenti dispensativi o compensativi, punto primo, non tutti gli studenti con BES, ma gli studenti con disabilità certificata. Ok? Quindi non è in corso di certificazione, non è certificata, ma che non è depositata a scuola, ma deve esserci una disabilità certificata da coloro che hanno il potere di certificare, depositata ovviamente, e alla luce della quale è stato costruito un PEI. Se manca una di queste dimensioni, siamo fuori dal contesto. Se ci sono tutte queste, allora lo studente ha diritto a strumenti compensativi, che vedremo fra poco, o strumenti dispensativi. Quali sono i dispensativi per i BES di primo tipo?
esonero da una o più prove, cioè uno studente BES, scusate, con disabilità certificata può fare 0 prove, una, due o tutte le prove. Vi faccio un esempio: il mio ragazzino non faceva la prova di matematica, o meglio, la faceva, ma semplificate, quindi poi non veniva tabulata e quant'altro, ma non aveva la dispensa per la prova d'inglese perché era molto bravo. Chi decideva se la faceva o no? Ovviamente alla luce del PEI, cioè se nel PEI si diceva che gli strumenti valutativi e i contenuti delle attività erano uguali alla classe, allora non aveva senso farla diversamente. Se per esempio invece si diceva per matematica viene concesso più tempo, prove ridotte, differenziate nei contenuti, bla 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 bla, allora capite che si desume una possibilità di utilizzare strumenti compensativi. Seconda tipologia, studenti con DSA certificato. Di nuovo, la nostra professionalità a volte ci porta a intuire quali sono i ragazzini con DSA o a odore, in odore di DSA. Non basta, ci deve essere una certificazione non in corso, ma depositata dalla scuola, alla luce della quale è stato costruito un PDP. Loro hanno diritto anche loro a strumenti compensativi o solo all'esonero dalla prova di inglese. Una sola o entrambe, mentre la prova di italiano e la matematica la fanno parimenti a quella degli altri studenti. Studenti con altri BES da certificazione clinica. Quindi non si tratta, per esempio, degli studenti NAI neoarrivati o con altro tipo di difficoltà, ma deve esserci una certificazione clinica rilasciata da un ente. Allora, se sono studenti con una certificazione clinica che non è quella della disabilità o dei disturbi specifici dell'apprendimento, e anche loro è stata depositata alla luce della quale è costruito un PDP, hanno diritto a strumenti compensativi, ma non hanno diritto a strumenti dispensativi, quindi svolgono tutte le prove. Quindi l'aspetto dispensativo va in muto. Disabilità certificata possono fare zero tutte le prove. DSA certificato svolgono parimenti a tutti gli studenti la prova di italiano e matematica, possono svolgere o non svolgere una o entrambe le parti della prova di inglese. Altri tipi di studenti con DSA da certificazione clinica svolgono tutte le prove, come gli studenti senza certificazione, senza BES di questi tipi. Quali sono gli strumenti compensativi? Gli strumenti, vabbè, qui semplicemente è riepilogato quello che vi dicevo prima. Quali sono gli strumenti compensativi? Quelli che solitamente dice in base, il tempo aggiuntivo, terzo ascolto, la calcolatrice, il dizionario, l'ingrandimento o tutti quelli che ordinariamente vengono utilizzati dallo studente. Tavola pitagorica, formulario, dizionario dei sinonimi e dei contrari, tutto quello che volete voi. Quelli che già normalmente sono strumenti compensativi nella didattica ordinaria. Perché ovviamente questi sono già utilizzati normalmente e indicati nel PEO e nel PDP. Tutte le altre tipologie di studenti con BES non certificati, che non hanno una certificazione clinica, svolgono le prove in base standard senza alcuna misura dispensativa o compensativa. Può essere giusto, può essere sbagliato, non è questa la sede. Noi mettiamo in atto quello che il Ministero e la normativa prevede, e su questo caso mi verrebbe da dire dura lex, sed lex. Ok. Io mi ero promesso di stare in un'oretta e credo di esserci anche stato. Quindi grazie se mi avete ascoltato e direi che andiamo alla fase delle domande in chat. Sì, benissimo, intanto grazie Paolo, vedo che i colleghi ci hanno scritto numerosi, cerco di recuperare più domande possibili, abbiamo una ventina di minuti abbondante, quindi ce la possiamo fare. Dunque, partiamo dal fondo. Alla luce, ci chiede Rosaria, delle prescrizioni normative che ci ha illustrato. Aspettate, mi è andata su, continuate a scrivere, vediamo se riesco a riprenderla. Aiuto, quanti commenti. Vabbè, prendiamo intanto un'altra domanda, intanto che recuperiamo Rosaria. Caso, bambina straniera che all'inizio dell'anno non parlava una parola di italiano, giunta quest'anno in classe seconda primaria. È No, stato no, rispondo spiegato. già. No, 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 no. Vabbè, chiedo scusa. Prendiamo la Prego. domanda. Vediamo.
È stato stilato il PDP per alunni stranieri. A lei vanno somministrate le prove semplificate o viene No, distrutto? no, 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 non sono le prove semplificate, non ne ha diritto, abbiamo visto prima, non ha una certificazione clinica. Possiamo essere d'accordo o no di dire che non è giusto, ma non ha una certificazione clinica e lei svolgerà le prove in Valsi come gli altri studenti, senza alcuna misura compensativa o dispensativa. Questo prevede la normativa, non la decido io, posso essere anche non d'accordo, non la decido io, questo è. Lei deve fare la prova come quella dei suoi compagni. Perfetto, grazie Paolo. La domanda di prima l'ho ripescata, Rosaria, alla luce delle prescrizioni normative che ci ha illustrato, come si concilia la somministrazione di prove standardizzate con la personalizzazione dei percorsi didattici necessari per alcuni BES non certificati? Mi puoi rileggere la domanda perché è un po' Certo, articolata e. certo. Alla luce delle prescrizioni che ci ha illustrato, le prescrizioni normative, Sì. come conciliare la somministrazione di prove standardizzate con la personalizzazione di percorsi didattici che serve ad esempio ad alcuni BES che però non sono certificati? A conciliazione, il punto di congiunzione è che ricordiamo che il valore delle prove invalsi non è un valore formativo. Scusate, sommativo, cioè che dà un feedback sullo studente stesso. L'obiettivo in primis delle prove invalsi sono quelle di una valutazione di sistema, quindi non di Pierino, ma della sistema e il raggiungimento di alcuni obiettivi è proprio nel limite del possibile per tutti gli studenti. Quindi di per sé la prova invalsi, al di là di alcuni aspetti compensativi, non deve ricadere nella personalizzazione, perché nella dimensione della personalizzazione ci sta già l'azione didattica dell'insegnante. Se fosse eccessivamente personalizzata anche questa prova, verrebbe meno il motivo per cui si fa, perché non sarebbe più commensurabile il suo risultato. Pertanto, perché si utilizzano strumenti compensativi innanzitutto solo per alcuni gruppi di studenti certificati? Perché c'è una regola e non è più dato a discrezione della scuola dove a volte ci può stare anche un abuso. Perché sono strumenti complessivamente compensativi? Perché a volte questi strumenti compensativi non danno un aiuto degli studenti, ma colmano un gap, una difficoltà di questi studenti, che quindi con opportuni aiuti possono raggiungere gli stessi traguardi. È come dire, se a me togliete gli occhiali, mi date gli occhiali, non mi aiutate, fate in modo che io possa parimenti fare quello che fa il mio compagno. Certo, ti ringrazio Paolo. Qualche collega ci chiede invece qual è il ruolo del docente di sostegno durante la prova. Ottima domanda, grazie. Allora, bisogna fare una distinzione. Allora, se lo studente fa una prova diversa, oppure anche alla luce del proprio PEI o PDP, PEI in questo caso, lo studente fa magari la stessa prova, ma più a fini di inclusione, perché comunque avrebbe diritto a una dispensa, allora allora il docente di sostegno può aiutare lo studente a affiancarlo, fare alcuni esercizi, sceglierne alcuni, farli, toglierli, fare una prova ad hoc e così via. Se invece si è deciso che lo studente per esempio con sostegno, la sua prova è parimenti a quella dei compagni senza particolari diversità, al massimo allora lì il docente di sostegno può stare accanto da un punto di vista magari di strumento compensativo più psicologico, ma non è tenuto, se poi la prova viene parimenti tabulata e tabulata, tabulata e appunto imputata, il suo supporto è solo psicologico, certamente non gli aiuti e suggerimenti. Oppure, se invece si sa che questo studente non potrà svolgere un tipo di prova del genere, ci sono due situazioni. E non c'è una regola, perché in questo mondo, di questo tema, non c'è una regola. Si può decidere di non far fare alcun tipo di prova, perché anche una semplice prova potrebbe generare un po' di paura, un po' di confusione, un po' di, insomma, fare più danni che avere benefici, oppure fare una prova più simile alle sue capacità, in modo tale comunque da far sì che lo studente si senta coinvolto e parte anche di un gruppo. Benissimo. Leggiamo qualche altro collega.
Potrebbe gentilmente chiarire il concetto di certificazione clinica? Ad esempio, un bambino diabetico che ha consegnato certificazione medica e che è spesso assente per problemi di salute, ha diritto a strumenti compensativi o misure dispensative? Ma non credo, se nella misura in cui il diabete non ha delle implicazioni cognitive, cioè adesso ovviamente sto un po' ragionando alla luce della domanda, è chiaro che la certificazione clinica deve riguardare, come dice in realtà il documento, parla, non so, di funzionamento intellettivo limite, ADHD, oddio, io nel senso penso anche alla mia carriera da insegnante, io ho avuto degli alunni diabetici, ma che non ha mai avuto un risvolto cognitivo, se non il fatto che magari in quel momento tu doveva misurarsi la glicemia. Però è certo che non capisco perché dovrei dare uno strumento compensativo, allontanarlo dall'aula, fargli mangiare i cracker, non lo so, misurare la glicemia. Sì, certo, ma non lo indicherei in un strumento compensativo. Credo che si intenda per certificazione clinica qualcosa che riguardi più strettamente l'aspetto cognitivo. Certo. Se ho capito la domanda, altrimenti invitiamo la docente a riscriverla, perché magari colpa mia, non ho ben capito. No, ci mancherebbe. Io penso puntasse più che altro sull'assenza Ah, della. beh, ok. Ah, certo, allora sulla questione dell'assenza, ricordiamoci che alla prova alla scuola primaria sarebbe bello che ci fosse, però anche è vero che non è obbligatoria ai fini di un passaggio o di qualsiasi altro atto successivo, per cui dispiacerebbe, però è chiaro, c'è una motivazione seria che sta a monte. Peccato, poi se si vuole si può decidere di fargliela fare in un giorno seguente, proprio in quest'ottica di sentirsi coinvolto. Chiaramente però non andrà tabulata e messa poi in matrice. Benissimo. Andiamo avanti con un altro collega che ci chiede perché solitamente per la prova di inglese, ma anche per alcuni temi di italiano e matematica, non dobbiamo correggere, ma solo inserire la risposta, mentre in altri casi dobbiamo Sì. correggere noi. Certo, perché dipende dal tipo di domanda, mi spiego. Se ho capito bene la domanda, cioè se lo studente ha fatto una crocettina su vero, falso, ABC, proprio per non appesantire il lavoro del docente, non viene chiesto prima di correggere qual è la risposta giusta ABCD, ma mettendo in maschera la risposta, in automatico, proprio perché viene indicato prima qual è il numero del fascicolo, il sistema riconosce qual è la risposta esatta. Quando viene chiesto al docente di correggere in primis l'item? Quando questa è una domanda aperta o pseudo-aperta, cioè ovvero voi dovete confrontare la risposta dello studente con quello che viene messo in griglia di correzione. E allora vedere, per esempio, se quello che ha scritto lo studente o se il valore, magari in matematica, doveva scrivere 16,3, non l'ha messo. Oppure ha messo 16,3 e nella griglia c'è scritto è valida se mette 16,3, 16,31, 16. Ecco questo caso, perché diciamo che non è una risposta chiusa, ma una risposta aperta o pseudo aperta, quindi richiede prima un passaggio di correzione vostra. Benissimo. Un'altra collega ci ha appena scritto, sempre riguardo ai bambini certificati con la 104. Se il consiglio di classe decide di dispensarli dalle prove, a livello burocratico, a chi ci si deve rivolgere? Allora, semplicemente se si intende a livello burocratico è inteso, allora una volta che il collegio docenti, il consiglio di classe in questo caso l'ha definito, semplicemente verrà comunicato al docente somministratore e il giorno della prova ci sarà il suo fascicoletto, verrà lasciato intonso e poi nel momento in cui si tabuleranno le risposte verrà messo non svolge la prova o studente assente. Ci sarà proprio, si arriverà a quello studente con quel codice e anziché aprire la prova si metterà un click dove c'è scritto appunto non svolge la prova, studente assente e si passerà allo studente successivo. Non va comunicato per la prova cartacea, non va comunicato prima in VALS, ma verrà comunicato dopo. E questo per esempio è qualcosa che diverge rispetto alla prova computerizzata, dove invece andava comunicato prima, perché in questo modo, se per esempio uno studente ha uno strumento compensativo, viene già precaricato dalla piattaforma. Quindi non serve comunicarlo prima ad INVALSI, ovviamente serve ai fini organizzativi all'interno della scuola, quello sì. Se Perfetto. poi io ho inteso male le domande, puoi intervenire pure anche tu a dirmi, secondo me l'intenzione era questa, perché a volte
Certo, Magari la sì. capisco male. No, ma penso tu abbia centrato in realtà la risposta. Comunque i colleghi che ci ascoltano, se hanno poi dubbi. Assolutamente, Ecco, assolutamente. avevo visto una domanda un po' più pratica, eccola qua Silvia. Lo studente con sostegno può svolgere la prova al di fuori della classe in un ambiente più tranquillo? Sì, assolutamente. Sì, Ok. assolutamente sì. Perfetto. La certificazione redatta da un pedagogista clinico è idonea a dispensare uno studente? Questa è una domanda che bisogna sentire meglio, cioè, bisogna sentire meglio. Solitamente nelle scuole ci sta una funzione strumentale o un corriferente di tutto questo aspetto, studenti con bisogni educativi speciali. Io credo di no, perché credo, però ripeto, dico credo, serva più una diagnosi o psicologica per gli studenti con DSA o neuropsichiatrica. Di un pedagogista clinico mi verrebbe da dire di per sé no, però ecco, su questo io consiglierei di capire meglio col dirigente o con il referente dell'inclusione degli studenti, Certo. perché non è un mio tema e non vorrei dire cose non corrette. Perfetto. Esiste un documento, Paolo, che possa aiutare noi somministratori di prove invalsi durante la giornata in cui sono svolte le prove? Sì, lo citavo prima, esiste un documento che viene dato al dirigente, ai referenti invalsi e che posso fornire, consegnare, magari anche insieme a quello della nota sugli studenti con bisogni educativi speciali, posso consegnare insieme alle slide, inviare per email qui alla collega dell'editrice della scuola che poi potrà dare insieme alle slide, se sei d'accordo, possiamo fare così. Certo, volentieri tanto la mail di follow-up con i materiali, la riceverete, ve lo Perfetto. dico già domani sera. Se Paolo nel frattempo tu mi mandi tutto, noi Mando inseriamo. stasera stesso, così poi almeno facciamo questo passaggio. Perfetto, ecco, ne approfitto per ricordare anche ai colleghi che chiedevano la registrazione, che la riceverete sempre domani sera, sempre nella stessa mail di follow-up, quindi se vi siete persi qualche parte potete recuperare. Giovanna ci chiede, Paolo, ci sono casi in cui si possono aiutare i bambini nella comprensione della consegna durante le prove? No, è proprio scritto, o meno, i casi sono solo gli studenti che non svolgono la prova o che svolgono la prova ma che potrebbero non svolgerla. Di per sé, come scritto nelle istruzioni, anche del manuale di somministratore, la risposta migliore in questi casi è io non ti posso aiutare, concentrati, siediti e prova a leggere meglio la consegna, perché in realtà la comprensione della consegna è già essa stessa parte della comprensione del lavoro. A volte anche un problema psicologico, un problema di ansietà, ci sta, fa parte della vita. Cerchiamo anche, a volte, permettetemi di fare meno, se dico una parola un po' per ridere, le mammine pancine o i docenti pancini, aiutiamoli anche a provare a svolgere alcune situazioni un pochino più in difficoltà, magari cerchiamo di dargli un sorriso, uno sguardo, dire non ti posso aiutare, so che ce la puoi fare, prova a sederti, rifletterci e concentrarti. Ma è meglio non entrare mai nel merito dell'aiuto, della comprensione, della consegna, perché si metterebbe a repentaglio poi la possibilità di realmente di confronto, perché voi a lui avete dato un aiuto. Perfetto, ti ringrazio. Leggiamo ancora qualche collega. Luca ci scrive: se un bambino con sostegno di seconda primaria fa la prova come tutti gli altri, ma presenta può avvalersi della lettura del brano di italiano e della lettura delle domande di entrambe le prove da parte dell'insegnante di sostegno? Sì, perché è considerato uno strumento compensativo la lettura vicariale. E Ottimo. magari mi verrebbe da dire fuori dalla classe per non disturbare i compagni. So che qualcuno potrebbe dire fuori dalla classe, iniziare un po' a sbarrare gli occhi, però, come dire, se la situazione non lo permette dentro la classe, sarebbe meglio fuori, perché è vero che la si legge, però potremmo disturbare gli altri compagni. Però sì, lettura vicariale, assolutamente. Perfetto.
Quando la classe è campione, rimane in classe solo l'insegnante osservatore o rimane anche un insegnante d'istituto? Assolutamente sì, c'è sempre il docente somministratore. Il docente somministratore è sempre presente, si aggiunge, ma non sostituisce il docente, l'osservatore esterno. Ma lo, non lo sostituisce, si aggiunge. Perfetto. Abbiamo ancora un paio di Sì. minuti, vediamo se c'è ancora qualche domanda. Dunque, Caterina ci scrive: nella fase di inserimento dati, si evidenzia quando si tratta di una prova di alunno con PEI o PDP certificato? No, perché in Balsi non serve questa informazione, è un'informazione sensibile. Serve solo inserire se svolge la prova standard oppure no. Mi spiego. Se lo studente, anche con DSA, svolge la prova di matematica anche con gli strumenti compensativi, per il motivo che vi dicevo prima, lui in realtà non è avvantaggiato, ma la svolge come gli altri compagni, solo con uno strumento in più per colmare il gap. Pertanto, se la prova è la stessa, che ci sia lo strumento compensativo oppure no, lui svolge la prova standard, quindi va imputata. Se invece svolge un altro tipo di prova, allora si metterà studente assente o che non svolge la prova standard. Non so se ho interpretato correttamente la domanda. Penso di sì, Sì, ok. secondo me sì, ti ringrazio. Claudia ci scrive invece come si richiedono le prove semplificate. Allora, le prove semplificate, se si intende prove diverse, non esistono, il docente, perché sarebbe impossibile pensare a una semplificazione, a una casistica di difficoltà veramente ampia. Non si può. È il docente che, se vuole, può, per esempio, prendere la prova dell'anno scorso, e alcuni fascicoletti ci sono a scuola, sul sito dell'Invalsi si trova il fascicolo dell'anno scorso e magari sceglie alcuni item. Magari un studente in quinta primaria potrebbe fare la prova di grado 2, per esempio, prendendo il fascicolo di grado 2, magari scaricato da internet, ritagliato e messo in un modo grazioso e fargliela fare. Oppure, se si intende una prova ingrandita, il giorno stesso della prova, il referente Invalsi o la segreteria scarica dalla pagina personale la prova in formato PDF, che potrebbe essere ingrandita, oppure lì stesso ci può essere una prova in Word, che si possono togliere alcune domande da fare a questo studente, ma al giorno stesso della prova, perché non si può vedere la prova il giorno prima, perché altrimenti ne sarebbe intaccata l'attendibilità, la validità. Se invece si vogliono fare anche prove di esempio, il mio consiglio è prendere i fascicoli degli anni precedenti e magari fare un collage di quelli, oppure avere un'idea di quelli e sul sì o sullo stimolo di quelli farne una doc. Perfetto. Leggiamo Sonia. Cosa pensa di quei docenti che già a novembre invitano le famiglie all'acquisto dei libri contenenti le prove e fanno esercitare per tutti questi mesi gli alunni su questi esercizi? È veramente utile? Allora, questo è un tema molto, molto interessante. Allora, devo dire due cose. Allora, la prima dipende, come dire, che cosa si intende per farli esercitare. Provo a spiegarmi. Allora, certamente spesso le prove Invalsi sono delle prove che nei modi, nei tempi, nella gestione dei tempi, ma anche nelle richieste, non ricalcano delle modalità di somministrazione e di accertamento di conoscenze, abilità, competenze proprie e usuali dei docenti. Pertanto, questa è la mia opinione, se da un lato viene utilizzata una prova Invalsi dell'anno precedente, vengono mostrate alla lavagna come dire, degli item simili, o si fanno degli item, per esempio, di questi libretti che si comprano, per due motivi. Uno, per abituare lo studente non a esercitarsi sulla prova, ma a capire come funziona la prova, a gestire il tempo, a gestirne la modalità. Allora direi molto bene, anche perché poi il contenuto di quelle domande non è qualcosa di avulso, si parla sempre di tipi di apprendimenti, semplicemente richiesti in un modo diverso. Se invece si intende che da novembre in poi l'unico modo che io faccio per somministrare le attività, l'unico modo in cui posto gli esercizi, l'unico modo in cui lavoriamo è perché a maggio c'è la prova Invalsi, allora lo credo veramente sbagliato e foriero di errori. Anche perché c'è un'interessantissima
ricerca americana, l'unica in ambito, che dice che davvero per potersi esercitare e migliorare sulle prove standardizzate, migliorare perché si è fatto teaching to test, quindi perché ci si è esercitati alla prova, in senso duro però, è come dire, quanto tempo serve per davvero per esercitarsi realmente a una prova affinché esercitandosi in questo modo si veda un miglioramento? 2 anni, cioè pazzo, cioè, solamente un docente da TSO farebbe così. Detto questo, però io non metto all'indice questi tipi di esercitazioni perché uno possono aiutare a capire il senso della prova e esercitarsi sul tipo di prova. Due, perché in fondo, se penso a una comprensione di un testo scritto, in realtà non mi sta chiedendo, come dire, come si svolge il volo del falco pellegrino del Medioevo, ma è sempre la comprensione di un testo scritto, per cui in fondo, presentata anche in un modo diverso, male non fa. Quindi secondo me va un po' visto in che modo lo si esercita. Se in un modo per capire di più la prova, allora secondo me molto bene. Se invece tutto sta attorno alla prova in Valsi, allora direi che lì c'è davvero una difficoltà, che oltretutto non avrà neanche poi una positività nel test. Perfetto, ti ringrazio. A me sembra che abbiamo risposto un po' a tutti i dubbi, almeno i principali. Vedo che i colleghi a cui abbiamo risposto confermano che sei stato esaustivo, quindi direi che se poi ci saranno altre domande, noi come sempre siamo a disposizione, potete scriverci Certo. sempre su eventi@gruppolascuolasei.it anche per eventuali, insomma, difficoltà legate ai materiali, agli attestati, come sempre, siamo a vostra disposizione. Bene, Paolo, io ti ringrazio davvero per essere stato con noi questo pomeriggio. Ti Grazie a voi, è auguro stato sempre un piacere. una buona serata a te e a tutti i colleghi che sono, ripeto, tantissimi e ci vediamo presto. Buona serata. Arrivederci.